Buongiorno a tutti e benvenuti da parte di Marco Dall'Ava al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Andiamo subito ad analizzare che cosa è successo nella seduta di ieri a Wall Street. Una grande attesa ieri da parte degli investitori, soprattutto per le minute del FOMC, che sono state pubblicate ieri in serata e hanno riportato, come era lecito attendersi, nuova volatilità, seppur non così accentuata, sui mercati finanziari e anche sul mercato valutario. Che cosa è accaduto appunto nella pubblicazione di queste minute? Sicuramente un dato molto importante da sottolineare è stata la divisione che è emersa da parte di alcuni membri della Fed. Tutti assolutamente d'accordo circa il possibile termine del quantitative easing nel prossimo anno, nel 2014. Viceversa, sono emersi dei chiari contrasti appunto tra i vari membri della Fed circa il tapering, quindi la possibile riduzione dell'ammontare di quantitative easing. Alcuni di questi membri si sono detti favorevoli all'inizio di una riduzione a partire già dal prossimo mese, dal mese di settembre, mentre altri tendono ad essere un po' più cauti, quindi preferirebbero attendere nuovi dati macroeconomici e quindi una possibile riduzione solo verso la fine del 2013. Come hanno reagito i mercati? I mercati ancora una volta hanno proseguito in quella che è una tendenza ribassista, almeno nel breve termine, sia già sui listini europei e anche e soprattutto a Wall Street, che a seguito appunto del raggiungimento di nuovi massimi storici in area 1700 è iniziato nelle ultime sedute questa fase ribassista. Movimento che, come vi dicevo, appunto è proseguito anche nella giornata di ieri. Da un punto di vista tecnico c'è stata una violazione ribassista dei minimi relativi precedenti di area 1640 punti e hanno così portato un nuovo movimento ribassista fino in area 1631 punti. Ecco, che cosa ci attendiamo però per la giornata odierna? Sicuramente l'importanza della rottura del supporto corrispondente anche ai minimi della vigilia è stato un segnale negativo. Tuttavia, dopo questo breakout ribassista, possiamo vedere da questo grafico su time frame H4 come l'S&P non abbia avuto la forza di spingersi con un aumento della volatilità, della direzionalità al ribasso. Come vi dicevo, dopo la definizione di questi minimi in area 1631, c'è stato poi nelle ultime ore un tentativo di recupero. Questo anche facilitato da quello che è stato un dato macroeconomico sicuramente molto importante, pubblicato nella nottata, stiamo parlando del PMI manifatturiero cinese, che si è rivelato superiore di oltre un punto alle attese degli analisti. Questo ovviamente ha definito il movimento di rimbalzo intercorso nelle ultime ore. Detto questo, appunto, nonostante il breakout ribassista, dobbiamo anche segnalare e porre attenzione a quelle che sono nuovamente le divergenze positive che si sono andate a configurare, a confermare nuovamente nelle ultime ore. La possiamo riscontrare sia sull'RSI e anche sullo stocastico, dove proprio a breve potrebbe appunto fornirsi un segnale bullish, quindi di acquisto. Quindi massima attenzione perché, insomma, visto il mancato aumento di volatilità e direzionalità a ribasso, a nostro avviso l'S&P potrà nelle prossime ore cercare un tentativo di rimbalzo tecnico e quindi portarsi dagli attuali 1637 anche fino in area 1655 ed eventualmente 1662 punti. Andiamo ad analizzare adesso quanto accaduto sui mercati europei. Ieri nuovamente una terza seduta consecutiva di ribassi per tutte le borse europee. A performare in maniera maggiormente negativa ieri è stato il FTSE 100 di Londra che ha ceduto circa un punto percentuale e a seguire ancora una volta Piazza Affari, il FTSE MIB che ha terminato con un meno 0,7%. Giornata negativa anche per il DAX di Francoforte che andiamo adesso ad analizzare e soprattutto anche qui abbiamo una situazione tecnica piuttosto interessante. In quanto, come possiamo vedere, nonostante la fase discendente che si è registrata ieri a Wall Street, il futuro tedesco è riuscito ancora una volta a rimanere sopra questa importantissima area supportiva, quantomeno nel breve termine, 8.243-8.250 punti. Quindi confermato ancora una volta il nostro outlook positivo di rimbalzo tecnico di cui avevamo già parlato nei giorni scorsi,
con possibilità di rivedere il future, quantomeno nelle prossime ore ed eventualmente nelle prossime giornate, in area 8.377 punti, quindi prospettive di rimbalzo per il future tedesco, un segnale che andrebbe a negare questo outlook positivo solo in caso di violazione proprio di questi supporti. Ecco, interessante inoltre sottolineare anche quanto avvenuto stamane proprio all'apertura delle contrattazioni a Francoforte con la configurazione di questo gap down. Un gap che potrebbe appunto essere un gap di esaurimento e quindi andare a invertire la tendenza ribassista delle ultime sedute. Vedete con quale forza e decisione comunque questo gap sia stato già ricoperto durante la prima ora, e attualmente il DAX si sta riportando davvero ad un passo d'area 8.300 punti. Medesimo outlook anche per Piazza Affari, nonostante il nuovo ribasso registrato nella giornata di ieri con una performance negativa dello 0,7%. Da un punto di vista tecnico possiamo notare come la tendenza negativa sia proseguita, però così come abbiamo analizzato per esempio anche sull'S&P 500 non ci sono stati dei nuovi segnali direzionali al ribasso, quindi questo potrebbe essere un segnale confermato anche in questo caso da una divergenza molto evidente sull'RSI, che potrà riportare appunto una fase positiva anche sul nostro listino principale. Ecco, un'apertura di contrattazione avvenuta proprio qualche istante fa, in pratica sui medesimi livelli della chiusura di ieri, subito un tentativo di allungo per Piazza Affari, 16.990, questo il prezzo battuto in questo momento. Qual è il nostro primo obiettivo, primo livello di resistenza importante? 17.260 punti, un livello di resistenza statico di una certa rilevanza dove altresì corrisponde la configurazione a un gap rimasto ancora aperto, creatosi proprio questa settimana. Andiamo ad analizzare adesso anche quanto accaduto sul mercato valutario nelle ultime ore. Partiamo come sempre dalla divisa europea nei confronti del dollaro americano. Qui abbiamo avuto una conferma di quanto avevamo già analizzato alla vigilia. Avevamo posto come livello resistenziale molto molto significativo 1,3450, resistenza da cui è iniziato questo movimento discendente ancora attualmente in corso. Ci siamo allontanati con il ribasso di ieri di oltre una figura proprio dal massimo di periodo, quindi una tendenza negativa, confermiamo il nostro outlook ribassista anche per le prossime giornate, un obiettivo posto in area 1,31. Tuttavia nel breve termine non escludiamo che anche sull'euro-dollaro, anche sulla moneta unica ci possa essere un tentativo di recupero, quantomeno un rimbalzo di circa una cinquantina di pips prima di intraprendere nuovamente la strada ribassista. Segnale molto interessante, segnale short che è scattato proprio ieri in serata sul cable. Abbiamo raggiunto delle resistenze davvero molto importanti sul cross valutario poste tra area 1,57 e 12, 1,57 e 20. Un movimento che è arrivato a colpire proprio tali livelli ieri in serata durante la pubblicazione delle minute del FOMC e da cui è iniziato un movimento discendente sicuramente degno di nota rispetto proprio al massimo di ieri. Il cable staziona già oltre 100 pips sotto tale livello. Chiari segnali anche forniti dagli indicatori, divergenze negative e segnali bearish sull'oscillatore stocastico. Target confermato per le prossime giornate in area 1,5410, 1,5386. Andiamo a monitorare anche che cosa sta accadendo nelle ultime ore. Su euro-yen una situazione piuttosto stabile, non vi sono variazioni rispetto a quanto analizzato già nella giornata di ieri. Si è andato a configurare proprio nelle ultime ore un doppio massimo in area 131, livello che non è stato ancora superato con conferme su ampi time frame e che quindi potrà portare una fase ribassista nelle prossime ore di circa un centinaio di pips, obiettivo posto in area 129,94. Solo in caso di superamento proprio dei massimi registrati questa notte andrebbe a negarsi appunto questa figura tecnica di inversione con prospettive di salita successivamente fino alla resistenza stante in area 132.
Andiamo a vedere quali saranno i dati macro più importanti per la giornata odierna. Sul fronte europeo sicuramente importantissimi da seguire saranno i vari PMI manifatturieri dei vari paesi europei, dati che avevano visto già una positività riscontrata nel mese di giugno, confermata nel mese successivo. Insomma, i dati che verranno pubblicati tra qualche minuto saranno sicuramente fondamentali per mostrare l'eventuale ripresa o meno dell'Eurozona. Successivamente sposteremo la nostra attenzione su Wall Street. 14.30, sussidi di disoccupazione rivisti in leggera salita a 329.000 unità, PMI manifatturiero anche del mercato americano che verrà diramato questo pomeriggio alle ore 15 e 60 minuti più tardi alle ore 16 sarà la volta del superindice. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.